Continuano le vicissitudini dei concorrenti nel talent show di Canale 5 Amici 18, anche quest'anno in versione daytime tutti i pomeriggi su Real Time Canale 31 del Digitale Terrestre. Proprio nella puntata quotidiana del 17 dicembre 2018 del programma, abbiamo scoperto che la cantante Giordana Angi ha ricevuto un regalo da un misterioso ammiratore segreto. O forse dovremmo dire ammiratrice, visto che la ragazza non fa mistero della sua omosessualità. Amici 18 News dal daytime: Giordana Angi riceve fiori da una ammiratrice quasi sul terminare della puntata del 17 dicembre 2018 di Amici 18. Il daytime ci ha portati nella celebre stanza relax dove i concorrenti ripassano, fanno uno snack, si riposano e ricevono le dovute comunicazioni in vista delle sfide a squadre. Per Giordana Angi, invece, è arrivato un altro tipo di comunicazione: un mazzo di fiori ed un bigliettino. Nel biglietto c'era il seguente messaggio: maschere sul tuo viso. Lacrime su quel trucco lasciano solchi di verità e la paura di quello che non si sa. Scorgo il tuo bisogno di mostrarti per ciò che sei, ma, allo stesso tempo, la paura di farlo e di non essere capita davvero come vorresti. Ma non è tutto. Perché assieme al romantico mazzo di fiori, e annesso bigliettino, Giordana raccoglie anche un peluche a forma di coniglietto. Assieme ad esso, viene rinvenuto un altro messaggino: non ho detto follia per follia. Scusa il casino, ma non vivo di rimpianti. La vita mi ha insegnato che non sempre si ha il tempo di dire o di fare ciò che si vuole. Tutto questo è per regalarti un momento unico, un'emozione. Sulle pagine social di Amici 18, questo momento viene stigmatizzato da degli emoji azzurri a forma di cuore. I compagni di classe di Giordana Angi notano la reazione piuttosto sorpresa della ragazza e provano ad ipotizzare chi sia questo ammiratore o ammiratrice segreta. Alessandro Casillo punta il dito contro la sua ex fidanzata, di cui effettivamente Giordana aveva già parlato all'interno del talent show Mediaset, ma la stessa Giordana è la prima ad escludere la cosa. Altri allievi, invece, con fare molto ironico, tirano in ballo la ballerina professionista Elena D'Amario, per cui Giordana prova dei sentimenti e addirittura ne parla come un suo sogno proibito. Ma sarà davvero lei? Il mistero si infittisce. Stampa.